Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina vegana. Oggi prepareremo insieme un risotto con radicchio e noci. La ricetta originale di solito prevede l'uso del formaggio monteveronese. Noi naturalmente non lo useremo, nulla vi vieta però di usare dei veg formaggi che magari vi piacciono particolarmente, sciogliendoli prima magari con un po' di latte di soia scaldato. Per fare questo risotto io userò questo radicchio lungo che ho trovato che è in offerta da Aldi e per questo mi è venuto in mente di fare il risotto e voglio anche provare domani se ho tempo a fare le lasagne al forno col radicchio. Poi ci servirà del riso, io uso o il Carnaroli o il Violone Nano, circa 170 grammi per due persone. Io faccio sempre solo per mia figlia perché mio figlio queste cose strane, come dice lui, non le mangia. Uno scalogno, una manciata di gherigli di noce. Io mi trovo bene con la frutta secca a prenderle al Lidl perché sono a un buon prezzo e anche sono di buona qualità per conto mio, quindi faccio sempre scorta anche di mandorle che sapete nell'alimentazione vegana sono molto importanti. Un po' di olio extravergine, è un periodo che uso questo che l'ho preso da Aldi, che è grezzo. Io ho sempre avuto la mania di prendere l'olio grezzo perché per conto mio ha un potere di condimento maggiore e alla fine se ne usa veramente poco e dopo, oltre a, diciamo, le sostanze grasse, per conto mio spero che abbia mantenuto anche delle altre proprietà nutritive. Poi per mantecare proverò, beh, naturalmente poi servirà del sale, del pepe, insomma le solite cose. Con lo scalogno faremo un soffritto molto fine, ve lo mi raccomando. Taglieremo a striscioline il radicchio, naturalmente lavato. E per ultimo, proprio quando sarà cotto il riso, aggiungeremo le noci e prima mantecheremo, proverò questa. Me l'ha mandata mia sorella, l'aveva presa, ha detto che a lei non piace. Io la trovo tutto sommato per gli ingredienti interessante perché contiene burro di cacao al posto dell'olio di cocco. Io ho provato a assaggiarla cruda, non mi dispiace, devo dire la verità. E penso che anche cotta, insomma, cioè usata per mantecare, vada bene. Ecco, allora cominciamo a fare il nostro risotto. Il radicchio, ce l'ho ancora sulle mani. Ho tritato già anche le noci. E ho preparato, tritato finemente lo scalogno. Adesso lo facciamo imbiondire, appassire un po'. Il radicchio della cipolla, un paio di carote, c'è cioè una carota e un po' di sedano. Si prepara un po' di sale, sfavorire per 5 minuti. Facciamo il brodo vegetale per cuocere poi il riso. Ecco, aggiungiamo tutto il radicchio e lo facciamo un po' stufare per qualche minuto. Dopodiché metteremo il riso e inizieremo la cottura del risotto. Mi raccomando, il sale è vero, però siccome il brodo è salato, aspettate un attimo. Prima valutate se sia o meno da aggiungere, però comunque sono pepe generoso. E poi insomma, portiamo a cottura 18 minuti e poi mantechiamo. Ok, a questo punto aggiungiamo il riso e facciamo tostare un minuto due, e poi aggiungiamo il brodo vegetale. Adesso la facciamo sempre sobbollire così. L'importante è che non continuate a mescolare il risotto, ve l'ho già detto in un altro video. Non fate le casalinghe disperate, il risotto deve cuocere senza che voi, a forza di mescolarlo, tirate fuori tutto l'amido dai chicchi. Quindi sì, ogni tanto si mescola, si aggiunge quando si consuma il brodo di cottura, però non fate la polenta, state facendo il risotto. Il nostro risotto è a cottura, aggiungiamo una noce di quella margarina vegetale che vi ho fatto vedere e mescoliamo, mantechiamo. Aggiungiamo anche e teniamo un cucchiaio per decorazione e poi spegniamo la fiamma e lasciamo riposare
per un minutino, poi si può salire. Con una magari spolverata generosa del mio formaggio, questo qui che trovo, ecco, formaggio che trovo all'Esselunga, che è il mio preferito. Eccolo pronto per essere servito e mangiato. Una generosa spolverata di veg formaggio ed è pronto veramente adesso. Vi ringrazio di essere stati anche oggi con me, di aver fatto questa ricetta. Vi aspetto sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook Come ti cucino vegano. Ciao, alla prossima!